contrastare i fenomeni di allagamento è l'obiettivo del progetto al quale Gori, con Ente Idrico Campano e Regione Campania, sta lavorando nell'area nolana, dove ieri si è svolto un sopralluogo alla presenza anche del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. In via dei Cipressi una riunione per un momento di sintesi e di confronto per condividere le strategie messe in campo e i risultati raggiunti. A Nola sono in corso importanti interventi per potenziare ed estendere il servizio fognario. Gori è al lavoro per la posa di circa 130 metri di nuova rete fognaria. In via Ugo Foscolo, in zona cimitero, inoltre, proseguono le opere per la risoluzione dei fenomeni di allagamento attraverso il potenziamento e la sostituzione della rete fognaria mista, esistente già con collettori di grosso diametro, prevista tra le altre cose la realizzazione di uno scaricatore di piena, un manufatto che ha la funzione di rilasciare nei corsi d'acqua la portata di acqua meteorica in eccesso, che altrimenti potrebbe sovraccaricare la rete fognaria. Questa è un'area fortemente condizionata da continue esondazioni. Abbiamo un bacino idrografico delicato. Nei mesi scorsi siamo molto concentrati sul dragaggio degli affluenti di Regilagni, e questo dragaggio oggi dà un'opportunità: avere una sezione idraulica che può recepire, quando c'è bisogno, il troppo pieno delle acque meteoriche, che con i cambiamenti climatici non sono episodi eccezionali ma tendono a ripetersi. Abbiamo fortemente voluto, in sinergia con i rappresentanti del distretto, localizzare nell'area nolana l'intervento principale fognario del PNR, fognatura e depurazione, appunto perché ritenevamo indispensabile intervenire all'interno di un sistema idrografico che era fortemente compromesso. Venivano da decenni grida di dolore della popolazione, dei comitati, delle amministrazioni comunali di quest'area. C'è un problema continuo di allagamenti, c'è un problema continuo di overflow delle reti fognarie, c'è un problema continuo di saturazione di quelli che sono i canali idrografici, i Regilagni, e tutto questo andava messo a sistema. Questa è un'opera molto importante e anche quella più cospicua dal punto di vista dell'investimento, bene ricordarlo, investimento totalmente extra TAVISF, quindi parliamo di risorse PNR e di fondi straordinari per il dragaggio degli alvei messi a disposizione dal vicepresidente Bonavitacola. Qui parliamo di un'operazione diciamo cambio della fognatura, con un cambio di diametro da 1,5 metri, completamento di fognatura dove non c'era, più una vasca di contenimento. Vediamo, questo è dato veramente straordinario, di ultimare i lavori entro aprile-maggio del 2025, quindi parliamo di 7-8 mesi in tutto. E questo intervento nell'area nolana va ad aggiungersi anche ad altri interventi che sempre in questa zona abbiamo attuato come Gori negli ultimi mesi, in particolare poi per azioni per l'acqua, perché qui abbiamo ridotto le perdite del 50% e attualmente rispetto al passato si risparmiano 8 milioni di metri cubi al giorno di acqua che in precedenza andava dispersa.